Oggi, chiunque conosca fino in fondo, no, le dinamiche politiche, mediatiche, giornalistiche, sa dentro se stesso una cosa. Ti poni contro il governo? Sarai non criticato, ovviamente legittimo. La democrazia si nutre di dissenso. La critica è fondamentale. È scontato anche ribadirlo, ma bene farlo. No, sarai delegittimato. Quindi di che libertà stiamo parlando? Stiamo parlando della serenità del lavoro, della possibilità di dire tutto fino in fondo. Perché dov'è che è compromessa la libertà di stampa? Quando sai che arriverà, appena scrivi, appena prendi quella posizione, quella cosa che si usa, descrive con un termine allegro quasi, invece ferocissimo. Questo termine allegro è il gossip. Ma cosa sta accadendo in questa fase? È importante capirlo, almeno io ne sento un'urgenza incredibile. È importante capirlo che la strategia che sta portando avanti il potere non è quello di difendersi, dicendo nelle occasioni pubbliche tutto quello che abbiamo fatto, che il capo del governo ha fatto, è corretto e giusto. Il meccanismo che sta passando, che sta muovendo tutta una serie di messaggi che stanno, quelli sì, passando nelle nostre orecchie è: ma guardate che queste cose le fanno tutti. Il messaggio è questo. Ma guardate che queste cose, perché voi non le fate? Tutti, ricordate le parole dette da qualcuno, tutti hanno scheletri nell'armadio. Questo inizia a serpeggiare. No? Tutti sporchi, nessuno sporco. Iniziano a dirti, cercando di giustificare, ma perché? Ah, bene, tu fai l'amore? Tu vuoi una relazione? Tu organizzi una festa a casa tua? Sarai considerato un perverso? Sarai delegittimato? Sarai... Usano queste parole per cercare di mettere tutto sullo stesso livello. Ma attenzione anche qui, è fondamentale che ogni individuo capisca la differenza per poter porre argine a questo meccanismo di intimidazione. Tu parli di me, io parlo del tuo privato. Attenzione, la vicenda milanese della Procura di Milano non ha niente che riguardi la privacy. Una cosa è il privato, una cosa è il reato. È sacro il privato, fondamento della democrazia. Ma quella vicenda è un'altra vicenda. La vicenda milanese non ha niente a che fare con tutto questo, ha a che fare con il ricatto, ha a che fare con un reato, lo dovrà decidere ovviamente poi il giudice, ha a che fare con un sistema di estorsione verso il potere e ha a che fare soprattutto con una persona che, stando all'inchiesta, è sistematicamente ricattata e quindi mette a repentaglio l'intero paese per questo.